Riprendiamo con gli integrali impropri. Integrali impropri abbiamo visto che consentono di estendere il concetto di integrale di Riemann al caso in cui la funzione sia non limitata oppure l'intervallo di integrazione non sia limitato. E in particolare abbiamo visto come esempi, questi due esempi, l'integrale fra 0 e 1 di 1 su x all'alfa in dx. Abbiamo visto che questo è finito, cioè si dice converge per alfa minore di 1, e invece diverge uguale a più infinito per alfa maggiore uguale a 1. Quindi questa è una funzione di questo tipo. E poi invece abbiamo visto il caso in qualche modo simmetrico, che era l'integrale fra 1 e più infinito di 1 x su x all'alfa in dx. Invece questa situazione era esattamente l'opposto, è uguale a più infinito per alfa minore di 1 e minore di infinito per alfa minore uguale 1 per alfa maggiore di 1. Quindi questo era il caso di un dominio di integrazione non limitato. Allora, come avevo cominciato a dire ieri, ci sono delle situazioni in cui ci piacerebbe stabilire l'esistenza dell'integrale improprio senza doverlo calcolare esplicitamente. Ad esempio, il caso della campana di Gauss, l'integrale fra meno infinito e più infinito di e alla meno x quadro in dx. Questa non sappiamo integrarla elementarmente, però vorremmo stabilire che questo integrale è finito. Allora, questa è una situazione molto simile a quella delle serie numeriche, se ricordate ormai qualche settimana fa, in cui si voleva stabilire la convergenza di una serie numerica senza dover calcolare esplicitamente la successione delle ridotte ennesime. Anche qui in qualche modo si vuole stabilire la convergenza dell'integrale senza dover calcolare esplicitamente gli integrali approssimanti, poi l'integrale limite. E allora in effetti abbiamo dei criteri che ricordano molto quelli delle serie numeriche. E criterio del confronto e criterio del confronto asintotico. Proposizione, criterio del confronto. Supponiamo siano f e g due funzioni definite in un intervallo AB in R, tali che appunto A appartiene ad R e B appartiene a R unione più infinito. Così conteniamo insieme tutti e due i casi, cioè il caso in cui la funzione B aperto, in caso in cui la funzione non sia limitata in B, oppure intervallo di integrazione, intervallo di integrazione non limitato. E tali che F e G sono integrabili nell'intervallo A chiuso, a questo punto AC, per ogni C appartenente ad AB. Allora, se valgono queste due condizioni, se 1, modulo di f di x è minore o uguale di g di x per ogni x appartenente all'intervallo, quindi la funzione, il modulo di f è dominato da g, e 2, g è integrabile in senso improprio, è integrabile in senso improprio, metto fra parentesi, in senso improprio, in AB. Queste sono quindi fino a qui tutte le ipotesi. Allora anche F è integrabile in senso improprio. Allora F è integrabile in senso improprio.
nell'intervallo AB. Quindi vedete, questo ricorda molto il criterio del confronto per le serie numeriche. Se io riesco a dominare la funzione che voglio integrare, non sto facendo, nel creare il confronto assumevo che le serie fossero non negative, qui non serve assumerlo, però richiede una maggiorazione più forte, richiede una maggiorazione sul valore assoluto. Quindi se riesco a dominare la mia funzione con una funzione integrabile in senso improprio, allora anche la f risulta integrabile in senso improprio. E vediamo come applicazione proprio dimostriamo la convergenza di questo integrale. Quindi riprendiamo l'integrale fra meno infinito e più infinito di L a meno x quadro in dx. Facciamo una prima semplificazione, abbiamo un intervallo illimitato sia verso destra che verso sinistra, però osservando che questa funzione L a meno x quadro è una funzione pari, quindi simmetrica rispetto all'asse y, possiamo fare una prima semplificazione e scrivere che questo integrale è due volte l'integrale fra 0 e più infinito di L a meno x quadro in dx. Così devo soltanto calcolare metà dell'area e moltiplicare per 2. A questo punto voglio utilizzare e alla meno x quadro è non negativa, voglio trovare una funzione integrabile che maggiori e alla meno x quadro. Allora, globalmente su tutto 0 più infinito non riesco a farlo, perciò prima passo, mi separo questi integrali utilizzando la proprietà di additività in due integrali, quindi scrivo integrale fra 0 e 1 di e alla meno x quadro in dx più l'integrale fra 1 e più infinito di e alla meno x quadro in dx. Quindi spezzo per additività l'integrale su tutto 0 più infinito in una prima parte che è l'integrale da 0 a 1 e poi l'integrale improprio da 1 a più infinito. Questo è un integrale nel senso di Riemann ordinario, questo è un integrale improprio. Ovviamente poiché la funzione della x quadra è continua, è regolarissima, è c infinito, questo integrale è ben definito, è un numero reale, è la misura di quest'area. Quindi per dimostrare che questo integrale, manca un 2 da qualche parte, per dimostrare che questo integrale quindi è finito, mi basta dimostrare la convergenza soltanto della parte impropria. Quindi adesso mi concentro sullo studio di questo integrale da 1 a più infinito. Quindi posso proseguire qui per esempio. Quindi ok, mi concentro adesso soltanto sulla parte impropria, cioè l'integrale da 1 a più infinito. Allora osservo che per x appartenente a 1 più infinito, e alla meno x quadro, qui ci sono varie maniere di farlo, per esempio una è questa, osservare che per x appartiene a 1 meno più infinito, e alla x quadro è minore o uguale di e alla meno x. Ok, perché questo? Infatti, x quadro è per x appartenente in questo intervallo, x quadro è maggiore o uguale di x, no? Per ogni x maggiore di 1, x quadro è maggiore o uguale di x. Quindi se moltiplico per questo implica che meno x quadro è minore o uguale di meno x, e quindi poiché l'esponenziale è una funzione monotona, questo implica che e alla meno x quadro è minore o uguale di e alla meno x. E quindi ho dimostrato, ovviamente questa vale soltanto in 1 più infinito, questa diseguazione, questa diseguaglianza. Quindi questa ho una prima maggiorazione, sarebbe questa condizione, la condizione 1, e adesso faccio vedere che la funzione e alla meno x è integrabile in senso improprio in 1 più infinito e quindi applico il teorema del confronto. Quindi la prima condizione ho la maggiorazione, adesso calcolo l'integrale improprio 1 più infinito di e alla meno x
Ok. Sto facendo vedere che la G è integrabile in senso improprio. Quindi questo devo scriverlo come limite per C che tende a più infinito dell'integrale da 1 a C, tronco a un livello C e poi mando C a più infinito, di E alla meno X in dx. La primitiva di E alla meno X è meno E alla meno X. Meno e alla meno x calcolato fra 1 e c, non si è derivata, infatti questa funzione derivandola viene la derivata dell'esponenziale per il segno meno e quindi il segno meno si compensa. E ancora, quindi limite per c che tende a più infinito di e alla meno e alla meno c più e alla meno 1. C sta tendendo a più infinito. Quindi quando c tende a più infinito, meno c tende a meno infinito e alla meno infinito, quando il suo argomento, ricordate, questa sarebbe e alla meno x. Quindi quando c va a più infinito e alla meno x va a 0, quindi questo termine va a 0 e il risultato è e alla meno 1. E quindi ho dimostrato anche la seconda condizione, che g è integrabile in senso improprio in 1 più infinito. Quindi l'integrale fra 1 e più infinito di e alla meno x in dx è minore di più infinito e questo dal teorema del confronto, dal principio del confronto, implica che anche l'integrale fra 1 e più infinito di e alla meno x quadro in dx è minore di più infinito. E allora, tornando quindi indietro, diciamo, ho dimostrato che anche la parte di integrale improprio è convergente e quindi mi basta per concludere che l'integrale da meno infinito a più infinito di e alla x quadro, e alla meno x quadro, è minore di più infinito. Poi, come vi ho detto, per calcolare esplicitamente questo integrale, in realtà lo vedremo più avanti con gli integrali doppi, c'è un piccolo, diciamo, espediente che consente di vedere questo integrale come un integrale in R2 e da questo si riesce a calcolare anche il valore. Quindi per adesso a questo livello abbiamo soltanto dimostrato che converge. Spesso, come abbiamo visto anche per le serie, il criterio del confronto è più difficile da applicare perché trovare una maggiorazione non sempre è facile. Più facile da applicare invece è il criterio del confronto asintotico, che adesso vi vado ad annunciare. Criterio del confronto asintotico. Proposizione. Criterio del confronto asintotico. Allora, quindi, siano la prima parte è sempre uguale, siano F e G due funzioni definite fra A e B in R, con A appartenente ad R e B appartenente a R unione più infinito, tali che, mettiamo le varie condizioni. Assumiamo che F e G siano non negative in AB, F e G non negative,
Quindi questo riguarda proprio le serie numeriche, appunto per funzioni non negative. 2, F e G integrabili in senso ordinario in AC per ogni C appartenente ad AB. E infine, quindi queste sono le condizioni più o meno standard, quindi però osservate non negative. E 3, il limite per x che tende a b meno di f di x fratto g di x è un numero reale L diverso da 0. È un numero, sarà un numero non negativo perché le funzioni sono positive, non negative, quindi assumiamo che è un numero diverso da 0. Allora, F è integrabile in senso improprio, scrivo solo è integrabile in AB, se solo se, proprio è un'equivalenza come nel caso del confronto asintotico per le serie, se solo se G è integrabile in senso improprio. È integrabile in AB. Ok. Quindi, come per le serie, però, se ho una serie, diciamo, come facciamo per le serie? Ho una serie complicata, ma riesco a trovare una serie ad essa asintotica che sia più semplice da studiare, allora il comportamento della serie più semplice si riflette su quello più complicata. Nel caso delle serie utilizzavamo tipicamente serie geometriche e serie armoniche. Nel caso degli integrali impropri utilizzeremo questo tipo di integrali, 1 su x all'alfa. Vediamo un esempio. Supponete che dovete studiare questo integrale, l'integrale fra 1 e più infinito di 1 su x seno di 1 su x in dx. Allora, quindi questo è un integrale in senso improprio soltanto perché il dominio è non limitato. Infatti 1 su x, poiché x è maggiore di 1, qui non ci sono problemi, invece non è in senso, cioè soltanto il senso improprio è dato soltanto dal fatto che il dominio non è limitato. Allora, per x che tende a più infinito, e quindi questo equivalente, cioè implica che 1 su x tende a 0 più in particolare, il seno di 1 su x, quando il suo argomento è infinitesimo, il seno è asintotico al suo argomento, è asintotico a 1 su x. Ricordate, abbiamo utilizzato tante volte, no, questa proprietà. Quando l'argomento del seno va a 0, il seno è asintotico al suo argomento. Asintotico proprio nel limite, nel fatto che il limite del rapporto di queste quantità tende a 1. Quindi questo implica che 1 su x seno di 1 su x è asintotico a 1 su x quadro, poiché il prodotto, nel caso di prodotto di funzioni, l'asintoticità si conserva. 1 su x quadro, se adesso andiamo a questo diciamo caso di questa funzione, vedo che 1 su x quadro sono nel caso alfa uguale a 2, quindi alfa maggiore di 1. L'integrale fra 1 e più infinito di 1 su x quadro è minore di più infinito e quindi questo implica che, appunto, poiché le due funzioni sono asintotiche, l'integrale in senso improprio di 1 su x quadro esiste, necessariamente esiste anche l'integrale in senso improprio 1 più infinito di 1 su x seno su 1 su x in dx. Esiste in senso improprio, quindi minore di più infinito. Ok, poi più avanti diciamo, vedremo ulteriori esempi
leggermente più avanti farò un po' di esercizi sugli integrali in senso improprio. Quindi abbiamo due metodi sostanzialmente per studiare la convergenza degli integrali, il principio del confronto e il principio del confronto asintotico. Infine, a chiudere questo capitolo sugli integrali in senso improprio e poi passiamo agli esercizi. Come abbiamo detto, anche in questo esempio abbiamo visto che in qualche modo gli integrali in senso improprio ricordano un po' le serie numeriche, no? Hanno delle proprietà, anche questi criteri ricordano molto quelli delle serie numeriche. E in effetti quest'ultimo criterio che andiamo a vedere adesso è proprio un criterio che lega il comportamento di una serie appropriata serie numerica col corrispondente integrale in senso improprio. Quindi vado a enunciare infine questo criterio. Diciamo, non è che c'è proprio, diciamo, integrali in senso improprio e serie. E serie numeriche. Supponiamo che f, quindi, sia f una funzione definita da 1 più infinito in R. F l'assumiamo non negativa. Per ogni x appartenente a 1 più infinito. Scrivo bene sotto, per ogni x appartenente a 1 più infinito. E inoltre assumiamo che il limite per x che tende a più infinito di f di x sia uguale a 0. Quando x tende a più infinito tende a 0. Definiamo a con k, quindi andiamo a definire una successione a con k uguale ai valori della funzione nelle coordinate intere k, al variare di k in n. Diciamo partendo da 1, perché la funzione è definita da 1, quindi per ogni k in n togliamoci lo 0 perché partiamo da 1. Ok, quindi ho una funzione con non negativa che tende a 0 e definisco una successione prendendo i valori della funzione nei punti a coordinate intere. Allora, l'integrale fra 1 e più infinito di f di x in dx è minore di più infinito, quindi esiste in senso improprio, se e solo se, quindi è proprio un'equivalenza, la serie numerica formata a partire dalla successione a k converge. Quindi abbiamo, vedete, questa è proprio, adesso la dimostrazione la faccio più che altro perché si vede bene qual è il rapporto fra l'integrale in senso improprio e la serie. Quindi è più, diciamo, per capire perché vale questa proprietà. Quindi l'idea è questa, abbiamo una funzione che potete pensare, per esempio, una funzione appunto tipo 1 su, per esempio f di x potrebbe essere 1 su x all'alfa proprio, e a partire da questa funzione costruiamo una successione che corrisponde, come già abbiamo fatto altre volte, ai punti a coordinate in terra, eccetera, della funzione data. Quindi a con k, in questo caso, sarebbe 1 su k all'alfa, al variare di k in n. Quindi partendo dalla funzione costruiamo una successione e definiamo la serie corrispondente, che appunto la serie è definita a partire dalla successione. Quindi voglio far vedere che appunto la doppia implicazione, se la serie converge anche l'integrale in senso improprio esiste e viceversa se l'integrale in senso improprio esiste anche la serie converge. Facciamo, quindi adesso faccio la dimostrazione, quasi una dimostrazione, diciamo, grafica, perché vedremo che si fa con un disegno.
Supponiamo che la serie, quindi supponiamo per ipotesi che la serie converga. E dimostriamo come tesi che l'integrale in senso improprio esiste. Ok, allora come faccio? Vado a costruire, a vedere queste somme, quindi la serie, posso pensare, la serie somme per k e va da 1 a infinito di a con k, è proprio per definizione a1 più a2 più a3, eccetera. La somma di tutti questi valori numerici. Allora, questi valori A1, penso, prendo dei rettangoli che hanno per base l'intervallo e per altezza, in questo caso, A con 1. Vedete, questo è proprio A con 1. Poi prendo un altro rettangolo che ha per base 2, 3 e per altezza A con 2. E così via. Quindi vedete, prendo tutti questi rettangoli che hanno per base un intervallo e per altezza un elemento della serie. Ok? Quindi questo è proprio alla quota A con 1, A con 2 e così via, A con 3. Allora, se vedete queste somme, A1 più A con 2 più A con 3, sono nient'altro che la somma delle aree di questi rettangoli, perché questo rettangolo ha area base 1 per altezza con 1, quindi l'area di questo è A con 1. L'area di questo rettangolo, del secondo rettangolo, è base 1 perché è 3 meno 2 e altezza con 2, quindi l'area base per altezza con 2, eccetera. E quindi vedete, il grafico della funzione è contenuto, è al di sotto di delle aree di questi rettangoli, quindi anche proprio visivamente si vede che la somma di questi valori maggiora l'area sottesa al grafico della funzione, è maggiore o uguale dell'integrale fra 1 e più infinito di f di x in dx, perché l'area dell'integrale improprio invece mi dà quest'area qui sotto, che è più piccola dell'area dei rettangoli. Quindi vediamo che se la serie converge, allora anche l'integrale in senso improprio esiste. Viceversa, sempre facendo un disegno di questo tipo, dimostriamo l'implicazione inversa. Dimostriamo che se l'integrale in senso improprio esiste, allora la serie converge. Quindi ipotesi. E la tesi che la serie converga. Ok, bisogna soltanto cambiare il disegno, l'idea è la stessa. Questa volta prima volevo costruire dei rettangoli che fossero ad essere un'approssimazione per eccesso della funzione, quindi che contenessero il grafico della funzione. Adesso voglio fare la cosa inversa, voglio vedere questa serie come somme di aree che invece sono contenute all'interno del grafico della funzione. Allora farò così. Questa volta, quindi, questo è sempre A con 1. Prendo i rettangoli fatti così. Poi A2. A con 2, poi A3, A con 3 e così via. Quindi considero, allora, come prima, vedo la serie come somme di aree di rettangoli. La scrivo qui, quindi la somme per k che va da 1 a infinito di A con k. Lo separo, lo scrivo come A con 1 più le somme per k che va da 2 a infinito di A con k. Perché scorporo questo A con 1? Perché questo è il grafico, questo è il grafico della funzione. A con 1 un po' è a parte, le aree di questi rettangoli, nuovamente l'area di questo è A con 1, l'area uguale A con 1, l'area di questo è A con 2.
eccetera, l'area di questo rettangolo A con 3, per lo stesso motivo di prima. Però diciamo questo primo rettangolo non è contenuto, è al di fuori del grafico della funzione, quindi lo separo qui, lo metto qui. Invece tutti i termini che rimangono, A con 2 più A con 3, A con 4, eccetera, sono tutti rettangoli che sono sottesi al grafico della funzione f. Quindi posso dire che questa somma che va da 2 a più infinito, che sarebbero la somma di tutti questi rettangoli, la somma di tutte queste aree è più piccola dell'integrale improprio che mi dà l'area invece sottesa al grafico della funzione, mi dà l'area complessivo. E quindi posso dire che questo è questo termine, ok, il primo termine lo riscrivo a 1 e tutta la somma per k che va da 2 a più infinito la posso maggiorare con l'integrale da 1 a più infinito di f di x in dx. Quindi vedete che soltanto cambiando il disegno scorpo il primo rettangolo e tutto quello che rimane è controllato all'integrale in senso improprio, quindi se questo è finito, per ipotesi, se questo integrale è finito, ovviamente questo è un numero reale, anche tutta la serie deve necessariamente convergere. Allora, come applicazione di questo teorema, che in realtà ha più un interesse teorico che pratico in genere, però se ricordate, ormai molto tempo fa, quasi a inizio corso, noi avevamo studiato la serie armonica generalizzata, passati veramente ormai parecchio tempo, e avevamo prima considerato due casi particolari. Avevamo considerato il caso alfa uguale a 1, che era la serie armonica propriamente detta, e avevamo dimostrato che questa serie divergeva a più infinito attraverso un'opportuna costruzione che consisteva nel raggruppare sempre un numero sempre maggiore di termini della serie. Poi avevamo studiato il caso alfa uguale a 2 e avevamo dimostrato che la serie convergeva. Questo l'avevamo dimostrato perché questa serie è asintotica alla serie telescopica, poiché la serie telescopica converge, anche questa serie converge. Per confronto avevamo dimostrato che, adesso sapendo questa informazione, questo ci diceva che tutte le serie armoniche generalizzate con alfa minore o uguale di 1 divergevano. E sempre per confronto avevamo dimostrato che tutte le serie armoniche generalizzate con alfa maggiore o uguale di 2 convergevano. E allora ho detto a suo tempo, rimane in qualche modo non definito l'intervallo per alfa compreso fra 1 e 2, quindi rimane indefinito questo intervallo per alfa uguale a 1 e 2. Non avevamo trovato, diciamo, nessun criterio che ci consentiva di studiare questo caso. E allora quindi questo intervallo per alfa compreso fra 1 e 2, ma in generale la serie armonica, si studia facilmente attraverso il criterio questo criterio degli integrali impropri. Infatti partiamo dalla serie questa volta 1 su k all'alfa, prendiamo la funzione f di x 1 su x all'alfa. L'altro giorno abbiamo dimostrato, era ancora scritto alla lavagna questa mattina, abbiamo dimostrato che l'integrale improprio 1 su x all'alfa in dx è minore di più infinito se alfa è maggiore di 1 e uguale a più infinito, quindi questo minore, uguale a più infinito se alfa è minore o uguale di 1. Applicando il criterio che lega le serie agli integrali impropri, da questa informazione deduciamo immediatamente che la corrispondente serie somme per k e va da 1 a infinito di 1 su k all'alfa converge se alfa è maggiore di 1, diverge se alfa è minore o uguale di 1. Quindi
questo criterio, diciamo, un'applicazione che si può fare, in generale non ne conosco molte altre, devo dire, un'applicazione è proprio dimostrare che la serie armonica generalizzata converge per alfa maggiore di 1. Ok, quindi questo era l'ultimo risultato teorico per gli integrali impropri. Adesso vediamo in questa parte finale di lezione un po' di esercizi sugli integrali impropri. Che in realtà sono esercizi sia sugli integrali che sugli integrali impropri, perché come vedremo dovremo integrare delle funzioni. Quindi. Comunque, diciamo esercizi sugli integrali impropri. Allora, cominciamo da questa funzione. Integrale fra 0. Allora, in generale gli esercizi sugli integrali impropri, se vedete proprio il testo, possono essere di due tipi. O calcolare l'integrale improprio. Allora, se c'è calcolare, là si vuole sapere proprio il valore, quanto vale, oppure dimostrare che converge. Quindi, se l'esercizio, il testo dell'esercizio dice calcolare, dovete proprio fare l'integrale, passare al limite per c che tende a più infinito e trovare il valore. Se invece il testo dell'esercizio dice studiare o dimostrare che l'integrale improprio converge, allora là vi basta applicare uno dei criteri per dimostrare la convergenza. Quindi in questo caso invece è proprio calcolare l'integrale fra 0 e più infinito di x quadro meno x e alla meno x in dx. Quindi calcolare qui proprio ci richiede il calcolo dell'integrale, cioè trovare il valore di questa integrale. Quindi a parte, prima sappiamo che questo noi lo dobbiamo scrivere come limite per c che tende a più infinito dell'integrale fra 0 e c di x quadro meno x e alla meno x in dx. Quindi lo approssimiamo con questi integrali. Allora, quindi ci dobbiamo fare prima l'integrale indefinito e poi dopo sostituiamo e calcoliamo il limite. Quindi facciamoci l'integrale indefinito qui. X quadro meno x e alla meno x in dx. Questo integrale è un po' del tipo quelli che abbiamo già fatto varie volte, tipo x alla n e alla x. No, e alla meno x, ma è la stessa cosa. Cioè, si prende come f' questo termine e come g quest'altro termine, si integra finché, cioè, questo termine non scompare, non viene ridotto a una costante. Quindi prendo come funzione f' questa funzione, come g questa funzione. Allora, applicando l'integrazione per parti, la primitiva di e alla meno x è meno e alla meno x, quindi viene meno x quadro meno x e alla meno x, poi c'è meno, però c'è già un meno che veniva da qui, quindi più g' è 2x meno 1 e alla meno x in dx. Ancora non devo riabbassare ulteriormente questo termine, quindi ripeto l'integrazione per parti un'altra volta. Quindi questo è uguale, allora il primo termine lo riscrivo, meno x quadro meno x e alla meno x. Poi avrei più, però quando vado a integrare nuovamente questo termine mi riesce fuori meno 2x meno 1 e alla meno x, più, perché meno più, la derivata di questo termine diventa 2 e alla meno x. In dx. E infine adesso ho abbassato la potenza all'ordine 0 e quindi alla fine ho meno x quadro meno x e alla meno x, meno 2x meno 1 e alla meno x, meno, perché la primitiva di e alla meno x ancora mi riporta fuori un meno e alla meno x più c. Raccogliamoci un po' di termini, riscriviamolo un po' meglio questo termine.
Allora, raccolgo in evidenza un e alla meno x, mi rimane all'ordine 2 meno x quadro, poi all'ordine 1 più x, che viene da qui, meno 2x, quindi meno x. E poi che cosa ho? Più 1, che sarebbe questa, costante, meno 2, meno 1. Più costante c. Allora, quindi torno nell'integrale in proprio e passo al limite. Quindi questo adesso lo posso calcolare, è quella funzione calcolata fra gli estremi, ok? Quindi e alla meno c per meno c quadro meno c meno 1. Meno, la calcolo in 0, quindi alla mezza, quindi la calcolandola in 0 rimane e alla 0, 0, 0 meno 1, ok, così non facciamo errori. Quindi ancora, ovviamente devo riscrivere il limite, limite per c che tende a più infinito, okay, di tutto questo. E allora qui c'è un esponenziale, no? Quindi questo se volete lo possiamo anche riscrivere così, limite per c che tende a più infinito di meno che porto fuori, c quadro più c più 1 fratto e alla c, meno più 1, eccetera. Quindi qui ho sopra un polinomio nella c, sotto un esponenziale, infinito su infinito, però con l'Hopital è immediato, che l'ordine di infinito dell'esponenziale è più grande delle potenze, quindi questo termine va a 0 e quindi alla fine quando passa al limite rimane soltanto 1. Ah, sempre del tipo calcolare l'integrale fra 0 e più infinito di dx fratto e alla x più e alla meno x fratto e alla x. Questo, quindi calcolare, quindi vogliamo trovare proprio il numero, non ci basta dimostrare che converge, e quindi riscriviamo come limite per c che tende a più infinito dell'integrale fra 0 e c della funzione integranda. A parte ci facciamo questo integrale indefinito. Allora, qua diciamo, questo veramente insomma, non è immediatissimo da calcolare, devo dire. Cioè, adesso l'ho rivisti, quindi si calcola, però qui insomma, non è proprio immediato, diciamo così. Quello che si fa, si raccoglie in evidenza e alla meno x e quindi viene e alla 2x più 1 in dx. Quindi ho raccolto e alla meno x in evidenza, ok, ho fatto questo primo passaggio. E alla meno x lo posso portare al numeratore e quindi diventa e alla x fratto, probabilmente non so se ci potrebbero essere anche altri modi di calcolarlo, eh. Sì, questo sarebbe a parte un fattore 2 al coseno iperbolico, 1 su coseno iperbolico a parte un fattore 2, sì. Però, diciamo dire, non so, facendolo, insomma, io ho fatto così, se voi trovate un'altra strada, pensateci, ho pensato a questa strada. Quindi ora si raccoglie questo, lo porto su al numeratore e adesso sono messo bene perché osservo che, vedete, qui c'è, questo sarebbe come, lo ripenso ancora in questa maniera. E alla x al quadrato più 1, ok? E alla 2x l'ho pensato come e alla x al quadrato più 1, e vedete, qui ho, è come se avessi
t al quadrato più 1 e poi qui c'è t in dt, cioè questo, posso fare un cambiamento di variabile, chiamare questo t e questo mi dà esattamente il dt, ok? Quindi a questo punto cambio variabile. Pongo t uguale a e alla x in questa integrale, quindi il dt diventa e alla x in dx, derivando sopra, no? Se t è uguale a e alla x, derivo sopra dt è uguale a e alla x in dx, e quindi questa integrale diventa, sopra rimane dt perché e alla x in dx è proprio il dt, e sotto t quadro più 1. T quadro più 1 è l'arco tangente, è proprio l'arco tangente di t più c. Arco tangente di t più c. E infine, tornando alla variabile originaria, mi viene l'arco tangente di e alla x più c. Ok, quindi la primitiva di questa funzione, non è proprio scontato che la primitiva sia l'arco tangente di alla x, onestamente. Quindi è arco tangente di alla x più c. Quindi a questo punto posso tornare qui e sostituire, quindi calcolare la primitiva fra gli estremi, e quindi viene il limite per c che tende a più infinito dell'arcotangente di e alla, dunque abbiamo detto quella è la primitiva, quindi l'arcotangente di e calcolata nell'estremo superiore e alla c meno l'arcotangente di e alla x calcolata nell'estremo inferiore, quindi meno l'arcotangente di 1 di e alla 0, quindi arcotangente di e alla 0, cioè arcotangente di 1, ok? E alla 0. Allora, quando c tende a più infinito, e alla c tende a più infinito, e se il suo argomento tende a più infinito, l'arco tangente tende a pi greco mezzi. L'arco tangente di x è fatta così. Più o meno, insomma, disegnano. Quindi questo ha due asintoti orizzontali, in più infinito e meno infinito, pi greco mezzi e meno pi greco mezzi, quindi c tende a più infinito, di conseguenza e alla c tende a più infinito, il suo argomento tende a più infinito, quindi l'arco tangente tende a pi greco mezzi, quindi il primo termine è uguale a pi greco mezzi, e l'arco la cui tangente è 1, tangente uguale a 1 vuol dire seno uguale a coseno, quindi il seno uguale a coseno, in 0 meno pi greco mezzi, se e solo se l'argomento è uguale a pi greco quarti, quindi arco tangente di 1 uguale a pi greco quarti, e quindi alla fine mi viene pi greco quarti. Ok, tenete conto che se il testo dell'esercizio dice calcolare, in qualche modo l'integrale si deve poter fare, se no non sarebbe possibile arrivare alla soluzione. Facciamo invece qualcuno in cui si dimostra la convergenza senza calcolarlo. Oppure che l'integrale seno, diciamo, studiare, mettiamo così, studiare. Uno su x logaritmo squadro più 1 meno 2 logaritmo di x. Quindi vogliamo studiare la convergenza di questo integrale.
numeratore seno al cubo di x, seno al cubo di 1 su x, denominatore logaritmo di x quadro meno 2 logaritmo di x. Allora, qui l'idea appunto è applicare uno dei criteri che abbiamo visto prima, cioè confronto e confronto asintotico. Quindi andiamoci a scrivere la funzione seno, isoliamo la funzione, insomma, osserviamo, ok, studiamo, vediamo prima com'è fatta la funzione. Allora, qui ci conviene fare a denominatore delle semplificazioni, perché sappiamo che la differenza dei logaritmi è il logaritmo del rapporto. Inoltre, questo 2 lo possiamo portare sotto il segno di logaritmo, perché alfa logaritmo di x è x logaritmo di x all'alfa. Quindi, prima cosa, ce la riscriviamo in questa maniera. Seno di 1 su x alla quinta, poi questo sarebbe logaritmo di x quadro, utilizzando le proprietà dei logaritmi, portato il 2 sotto al logaritmo, e poi utilizzo il fatto che la differenza dei logaritmi è il logaritmo del rapporto, quindi rimane logaritmo di x quadro più 1 fratto x quadro. Ok, questo primo passaggio ho semplificato l'espressione. Ancora mi conviene, prima ancora, diciamo, di studiarlo, fare un ulteriore passaggio. E scrivere questo come il termine al numeratore, lo riscrivo sempre, tanto questo è facile da considerare. Però il termine al denominatore mi conviene isolare 1 su x, quindi logaritmo di 1 più 1 su x quadro. Ok. A questo punto posso utilizzare tutto quello che so sulle asintoticità. Infatti, come abbiamo visto più volte, seno di t è asintotico a t per t che tende a 0, e il logaritmo di 1 più t è asintotico a sua volta a t per t che tende a 0. Il mio t in questo caso è proprio 1 su x, nel primo caso 1 su x quadro, nel secondo caso. Quindi 1 su x tende a 0 per x che tende a più infinito. E quindi l'importante è che l'argomento sia infinitesimo. Allora, il numeratore quindi è asintotico, e passo all'asintoticità, a 1 su x alla quinta, e il denominatore è asintotico a 1 su x al quadrato. Quindi viene, semplifico, viene 1 su x al cubo, e ricordo, questo come vi ho detto bisogna sempre averlo ben presente questo fatto, l'integrale da 1 a più infinito di 1 su x all'alfa è come la serie armonica, no? Esattamente come la serie armonica generalizzata. Come abbiamo visto prima, c'è una ragione precisa per cui è minore di più infinito per alfa maggiore di 1 e più infinito per alfa minore o uguale di 1. Allora, quindi sono nel caso alfa uguale a 3, quindi maggiore di 1, e quindi il fatto poiché l'integrale fra 1 e più infinito di 1 su x al cubo in dx è minore di più infinito, alfa uguale a 3, questo implica che anche l'integrale di partenza è converge, quindi era l'integrale da 1 a più infinito seno quinto di 1 su x logaritmo di x quadro, logaritmo di x, converge. E così, utilizzando le asintoticità, ho ottenuto questo risultato. Facciamo ancora qualcosa di questi. Se ci sono domande, volete chiedere qualcosa, chiedete.
Allora, facciamo questo, integrale fra 1 e più infinito di e alla x quadro fratto 1 più e alla 2x quadro in dx. Ok, quindi anche questo è sempre studiare, cioè non è calcolare ma studiare la convergenza. Voglio studiare se questa integrale in senso improprio converge o diverge. Allora, quindi partiamo dalla nostra funzione e alla x quadro 1 più. Questo è abbastanza facile perché devo ragionare un po' come ragionavo per le serie. Allora, il numeratore è e alla x quadro, è asintotico a se stesso. Il denominatore, l'unica difficoltà è che c'è questo 1 più, altrimenti potrei semplificare, ma l'1 è ininfluente, quindi per far vedere che è ininfluente, io raccolgo in evidenza e alla 2x quadro e mi rimane 1 più 1 fratto e alla 2x quadro. Ok, così questo termine, per quando x tende a più infinito, questa quantità tende a 0, quindi scompare, e quindi l'asintoticità mi viene data proprio da questo rapporto. Rimane e alla x quadro fratto e alla 2x quadro, poiché questo termine tende a 0 per x che tende a più infinito. Quindi tutta questa parentesi tende a 1 e quindi al limite va bene. E alla x quadro fratto e alla 2x quadro semplifico e quindi mi rimane 1 su e alla x quadro, ma d'altra parte 1 su e alla x quadro non è nient'altro che e alla meno x quadro. Quindi questo è uguale a questo e questo è uguale a e alla meno x quadro. E alla meno x quadro abbiamo dimostrato, diciamo, è noto che è integrabile in senso improprio, poiché l'integrale fra 1 e più infinito, questo possiamo darlo per scontato, di x quadro è minore di più infinito, è una parte della campana di Gauss, è l'integrale da 1 in poi. Poiché questo integrale in senso improprio esiste, allora posso concludere che anche l'integrale di partenza esiste in senso improprio. Sì. Invece di studiarlo posso calcolare direttamente l'integrale, che è facile dire che... Si riesce a calcolare con cambiamento di variabile? Che vuoi sostituire? E alla x quadro con t? Non mi sembra che torna immediatamente. Cioè, se riesci a... Se fossi in grado di calcolarlo, ovviamente andrebbe più che bene, no? Se lo calcolo va benissimo, perché a quel punto calcolo il valore esatto e quindi ho dimostrato. In generale però si può provare, però a occhio non mi sembra che funzioni. Però in generale quando c'è scritto sì, comunque si può fare certamente, insomma, se viene. Ancora un paio di, vediamo un po' ancora qualcosa su, sì, ancora un esercizio di questi. Un paio di questi esercizi. Integrale fra 1 e più infinito di x, arco tangente di x, fratto la radice, questa la radice cubica di x alla quinta più seno di e alla x in dx. Allora, quindi anche qui integrale in senso improprio, l'insieme non limitato, vogliamo studiare la convergenza di questo integrale, stabilire se converge. Allora, cominciamo a capire un po'. No, radice cubica di x alla quinta. X alla quinta più seno di e alla x quinta.
Allora, il numeratore a che cosa è asintotico? X è asintotico a se stesso, arco tangente di X ammette limite, abbiamo appena visto che tende a pi greco mezzi, quindi è asintotica al suo limite. Quando una funzione ammette limite è asintotica al suo limite, quindi il numeratore sostanzialmente è asintotico a pi greco mezzi arco tangente di X, pi greco mezzi X. Non lo scrivo perché invece devo trasformare il denominatore. Quindi il numeratore, tra virgolette, è tranquillo, insomma non c'è nessuna difficoltà. Quindi x per una costante. Qui ho x alla quinta che andrebbe bene perché è tipo x alla alfa, con alfa opportuno. Diciamo, un po' più fastidio mi dà questo termine. Allora, quando x tende a più infinito, e alla x tende a più infinito, quindi il seno di x non ammette limite quando il suo argomento va a più infinito, quindi questo limite per x che tende a più infinito di seno di alla x non esiste, ok, perché il seno oscilla, quindi non ammette. Allora, quindi però non esiste però una quantità limitata, quindi diventa, quando la comparo con una quantità che diventa infinita, x alla quinta quando x tende a più infinito, diventa trascurabile. E per farlo vedere basta che divido per x, raccolgo in evidenza x alla quinta. Quindi, primo passaggio, sopra lasciamo uguale, e sotto raccolgo in evidenza un x alla quinta. Uno più seno di e alla x fratto x alla quinta. Allora, seno di e alla x fratto x alla quinta, abbiamo detto adesso, va a 0, questo termine va a 0, e quindi tutta la parentesi tonda va a 1, quindi è un termine che non dà fastidio, e allora posso dire che questa funzione è asintotica adesso, è asintotica. Numeratore abbiamo detto x per pi greco mezzi, pi greco mezzi è il limite dell'arco tangente. Fratto, il denominatore abbiamo detto questo, quello fra parentesi tonde è asintotico a 1 perché ammette limite e va a 1 e mi rimane un x alla 3 quinti, x elevato alla 5 terzi magari, più che 3 quinti, x elevato alla 5 terzi. Ok, l'altro termine va a 1 e quindi è asintotico al limite 1. E allora quindi, vabbè, il pi greco mezzi non fa niente e sotto rimane 5 terzi meno 1 fa 2 terzi, quindi rimane x alla 2 terzi. A questo punto rivado al solito comportamento dell'integrale 1 su x alla alfa quando l'integrale quindi 1 di x all'alfa in dx, abbiamo detto che è uguale a più infinito se alfa è minore o uguale di 1, sono esattamente nel caso, in questo caso, quindi alfa uguale a 2 terzi, e quindi l'integrale fra 1 e più infinito di 1 su x alla 2 terzi in dx è uguale a più infinito, perché alfa è uguale a 2 terzi. Poiché questo integrale non esiste in senso improprio, o diverge in senso improprio, anche l'integrale di partenza, magari non lo riscrivo visto che viene uguale a più infinito. Da qui trovo che anche l'integrale di partenza va a più infinito. Ok, quindi questi con la asintoticità si tratta un po' di lavorare sulle funzioni, però queste sono per esempio cose che utilizziamo anche per calcolare i limiti, quindi più o meno diciamo, le idee sono quelle che si utilizzano per i limiti. E infine vorrei concludere questa parte sul calcolo integrale con un esercizio un po' più di tipo forse teorico in realtà. E allora è questo esercizio. Studiare la funzione f di x uguale l'integrale fra 2 e x di 1 meno seno quadro di t f
fratto t quadro in dt per x maggiore di 0, per x appartenente a 0. Quindi studiare la funzione proprio nel senso di uno studio di funzione, come abbiamo fatto per le funzioni reali. Questa è una funzione reale, in realtà è definita su tutto R, però lo studio noi lo facciamo soltanto per x appartenente a 0 più infinito. Qui diciamo, qual è la difficoltà? È che questo, l'integranda non è integrabile elementarmente. Se in t su t abbiamo detto che non è una funzione integrabile elementarmente, anche se un quadro di t su t quadro non è integrabile elementarmente. Quindi non conosciamo l'espressione esplicita di questa funzione. Non sappiamo, cioè, non possiamo risolvere questo segno di integrale. E allora ci dobbiamo però, questa è una funzione integrale con un'integranda f di x, integranda f di x, 1 meno seno quadro di t su t quadro, seno quadro di x su x quadro, è una funzione continua in 0 più infinito. In 0 più infinito. E quindi questo, dal teorema fondamentale del calcolo integrale, sappiamo che f di x è derivabile e la sua derivata è f' di x. La sua derivata è l'integranda proprio, 1 meno secondo quadro di x fratto x quadro. Quindi utilizzeremo il teorema fondamentale per cercare di studiare almeno un inizio, poi non faccio tutto lo studio completo, farò soltanto un inizio di studio di funzione utilizzando questa proprietà e varie proprietà dell'integrale. Ok, quindi l'idea è questa, che se una funzione definita come funzione integrale, utilizzando il teorema fondamentale del calcolo, cioè sebbene non sappia poi trovare un'espressione esplicita, utilizzando il teorema fondamentale del calcolo integrale posso ritrovare tante informazioni utili. Allora, quindi abbiamo detto che la funzione è ben definita in 0 più infinito, vediamo il segno della funzione, segno di f. Allora, io dico che 1 meno seno quadro di x fratto x quadro è sempre maggiore o uguale di 0. Vediamo perché. Infatti, io so che modulo di sen x è sempre minore o uguale di modulo di x. Questo è vero per ogni x in R. Il modulo, il seno può essere sempre maggiorato col suo argomento, quindi elevando al quadrato, questo è proprio equivalente a dire che quando elevo al quadrato posso togliere anche i moduli, tanto le quantità diventano positive, seno quadro di x elevando al quadrato è minore o uguale di x quadro, quindi divido per x quadro, seno quadro di x fratto x quadro è minore o uguale di 1, e questo quindi proprio è equivalente a dire, portando di là il termine, che 1 meno seno quadro di x fratto x quadro è maggiore o uguale di 0, che era quello che aveva affermato, questa sarebbe la dimostrazione di questa proprietà. Questa diseguaglianza in realtà è vera per ogni x in R. Allora, quindi, poiché l'integranda è maggiore o uguale di 0, no, questa la f non la cancello, poiché l'integranda è non negativa, posso dire che, poiché allora f di x è maggiore o uguale di 0, questo implica che se x è maggiore di 2, f grande di x, che è l'integrale fra 2x di f di t in dt, allora se sto integrando una funzione non negativa, sappiamo che l'integrale di una funzione non negativa è non negativa, quindi è maggiore o uguale di 0.
giusto? Perché l'integrale di una funzione negativa. Se x è minore di 2, pensate che prendete per esempio x uguale a 1, questa sarebbe l'integrale da 2 a 1, ma l'integrale da 2 a 1, io per definizione, allora se x è minore o uguale di 2, f di x, integrale da 2 a x, di f di t in dt, allora per definizione quando l'estremo superiore di integrazione è più piccolo dell'estremo inferiore di integrazione si prende meno con i vertici scambiati, quindi questo è meno l'integrale fra x e 2 di f di t in dt, meno. Ma allora, adesso, guardate questo termine. A questo punto posso riutilizzare il fatto che questo per esempio, pensate x uguale a 1, no? Posso riutilizzare il fatto che l'integrante è non negativa, quindi questo integrale qui è maggiore o uguale di 0, quindi c'è il segno meno, e quindi questo viene minore o uguale di 0, col segno meno. Quindi, e poi, diciamo, per continuità, oppure per, infine... Quindi abbiamo stabilito il segno, allora adesso, e infine diciamo, aggiungo l'ultima cosa, infine 3, per x uguale a 2, abbiamo fatto per x maggiore di 2, per x minore di 2, per x uguale a 2, f di 2 è l'integrale da 2 a 2 di f di t in dt. E quindi questo è 0. Quindi, riepilogando, f di x è maggiore, uguale, maggiore di 0, proprio, potrei mettere proprio maggiore di 0 per x maggiore di 2, minore di 0 per x minore di 2 e uguale a 0 per x uguale a 2. Quindi a questo primo livello abbiamo utilizzato il segno, soltanto le proprietà dell'integrale. Poi, che altro ci serve? Il limite in più infinito. Proviamo a fare il limite in più infinito. Voglio fare il limite per x che tende a più infinito di f di x. Allora, questo quindi si tratta di fare il limite per x che tende a più infinito dell'integrale fra 2x di f di t in dt. Scrivo, non scrivo l'integrante, preferisco scrivere f di t così faccio più rapidamente. Allora, questo, vedete, è proprio nient'altro che, per definizione, l'integrale improprio da 2 a più infinito di f di t in dt. Giusto? Perché è proprio il limite quando l'estremo superiore tende a più infinito della funzione integrante. Quindi si tratta di studiare questo integrale improprio, dove f di t è quella funzione integrante. Allora, qui lo posso fare facilmente per confronto asintotico. Infatti, f di t, che abbiamo detto che è la funzione integrante, 1 meno seno quadro di t fratto t quadro, a chi è asintotica quando t tende a più infinito? Scriviamo, scusate, facciamo con la x, scusate, lasciamola con la t. F di t, 1 meno seno quadro di t su t quadro, a chi è asintotica quando t tende a più infinito, per t che tende a più infinito? Beh, questo quanto tende? Tende a 0, no? Perché è una funzione limitata fratto una funzione che diverge a più infinito, quindi tende a 0. Quindi la funzione è asintotica a 1, semplicemente al suo limite. È proprio il limite per t che tende a più infinito di f di t è uguale a 1, quindi è asintotica al suo limite. Inoltre l'integrale da 2 a più infinito della funzione 1 in dt, adesso applico il principio del confronto asintotico, f di t è asintotica a 1. Quindi l'integrale da 1 a più infinito di 1 in dt è uguale a più infinito questo, chiaramente, no? Perché sto integrando da 2 a più infinito, sto prendendo praticamente la misura di questo rettangolo, che è più infinita.
Quindi, oppure lo si calcola esplicitamente, insomma, integro e passa al limite. Poiché questo valore è più infinito, allora segue anche che l'integrale fra 2 più infinito di f di t in dt è uguale a più infinito, e quindi questo mi dà l'informazione che mi serviva, quindi il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a più infinito. Ok, poi quello che posso fare è studiare il segno della derivata prima. Quindi per adesso ho utilizzato solo la funzione. Dovrei fare il limite in 0, però la funzione in 0, no, devo fare il limite anche per x che tende a 0 più. Allora, il limite per x che tende a 0 più è in realtà, perché la sto studiando in 0 più infinito, questo è il limite per x che tende a 0 più di f di x, è uguale al limite per x che tende a 0 più dell'integrale fra 2x di 1 meno seno quadro di t in dt, il seno quadro di t fatto t quadro in dt. Ma questo integrale non ci sono problemi di convergenza, perché in realtà la funzione integranda può essere estesa con continuità in 0, sebbene non sia definita in 0. Mettiamolo qua l'osservazione. Diciamo, questo non è proprio un integrale improprio, perché sebbene f di t uguale 1 meno seno quadro di t su t quadro non sia definita in t uguale a 0, può essere estesa per continuità, perché quel limite esiste e vale 1, no? Questo limite quando t tende a 0 su t tende a 1, quindi può essere estesa con continuità. Con continuità ponendo f di 0 uguale a 0, che è proprio uguale al limite per t che tende a 0 di f di t uguale a 0, perché seno di t su t tende a 1, quindi 1 meno seno quadro di t fratto t quadro. Quindi in particolare, quindi la funzione integranda è una funzione continua vicino allo 0, e quindi in realtà questo integrale in senso improprio esiste, sarebbe in senso improprio perché t sta andando a 0, ma non è in senso improprio perché la funzione è continua. Quindi questo vale semplicemente l'integrale fra 2 e 0 di 1 meno sin quadro di t su t quadro in dt. Quindi questo è proprio utilizzando sostanzialmente il fatto che questa è continua, e quindi la funzione può essere estesa con continuità. Infine faccio l'ultima cosa prima di non ci saranno esercizi di questo tipo all'esame, ovviamente. Allora, faccio, quindi ancora tanto finisco con questo esercizio, faccio un paio di punti di questo esercizio, poi facciamo la pausa e riprendiamo quella seconda parte. Allora, quindi ho studiato la funzione per adesso, ho già delle informazioni, no? Perché so che in 2 vale 0, poi qui è positiva e qui è negativa, no? Quindi passa per 0, poi va verso più infinito qua, e qui tende a un valore che è questo valore qui che non conosco, quindi c'è un po' di, adesso non so come sarà, ma più o meno è così a questo livello. A questo punto passo allo studio della derivata prima. Come abbiamo detto, dal teorema del calcolo fondamentale del calcolo integrale, la derivata prima è semplicemente f calcolata in x, quindi 1 meno seno quadro di x su x quadro, ok? È la funzione integranda calcolata. Ma noi
abbiamo già dimostrato che questa quantità è sempre positiva, 1 meno seno quadro di x, sen quadro x fratto x quadro, è sempre maggiore o uguale di 0 per ogni x, in R o in 0 più infinito, e quindi questo implica che la derivata prima, che f è crescente, in 0 più infinito. Poiché la derivata prima è sempre maggiore o uguale a 0, la funzione è crescente, quindi più o meno è come l'avevamo disegnata, ok? Infine faccio un'ultima cosa, visto che ancora ci sono 5 minuti. Proviamo a vedere se c'è un asintoto obliquo, perché abbiamo visto che la funzione in più infinito va più infinito, quindi potrebbe avere un asintoto obliquo. Proviamo a vedere la presenza di un asintoto obliquo. Allora, quindi devo verificare due condizioni, no? Asintoto obliquo in più infinito. Quindi devo verificare, la prima condizione è che il limite per esista un valore m diverso da 0, tale che il limite per x che tende a più infinito di f, per qualche m diverso da 0. E se vera la prima condizione, la seconda condizione da verificare è che il limite per x tende a infinito di f di x meno mx sia uguale a un certo numero reale q. Quindi queste sono le due condizioni che caratterizzano la presenza di un asintoto obliquo. Facciamo la prima condizione, limite per x che tende a più infinito di f di x fratto x. Quindi questo è il limite per x che tende a più infinito dell'integrale fra 2 e x di 1 meno seno quadro di t fratto t quadro in dt fratto x. Ok. Allora, quindi questa è una forma indeterminata del tipo più infinito su più infinito. E quindi, poiché è una forma indeterminata del tipo più infinito su più infinito, posso applicare il teorema dell'Hopital. Quindi, applicando l'Hopital, derivo numeratore e denominatore. Quindi qua applico l'Hopital, limite per x che tende a più infinito. Derivata del numeratore utilizzo nuovamente il teorema fondamentale del calcolo integrale, quindi viene 1 meno seno quadro di x, quindi fratto x quadro, sarebbe la integranda calcolata nel valore x, derivata del denominatore 1. A questo punto posso passare al limite, seno quadro di x fratto x quadro va a 0 e quindi il limite fa 1. Quindi la prima condizione è verificata, abbiamo dimostrato che m è uguale a 1. Mi manca adesso, devo quindi verificare la seconda condizione. Questo passaggio, sebbene tutto l'esercizio, diciamo complessivamente un esercizio di questo tipo, non lo darò all'esame, però pezzi di questo esercizio possono capitare. Per esempio un pezzo di questo esercizio potrebbe essere questo passaggio qui, calcolare un limite di questo genere e allora calcolarlo con l'Hopital. Quindi diciamo, l'esercizio complessivamente è troppo avanzato per un limite di questo tipo, però pezzi di diciamo, informazione oppure quella sul segno, potrebbe sul segno, poiché l'integrante è positiva, studiare il segno della funzione, diciamo, questi tipi di esercizi potrebbero esserci. Ok, quindi ho dimostrato la prima condizione, vado a verificare la seconda condizione. Quindi devo verificare che il limite per x che tende a più infinito di f di x meno x esiste e è un numero reale finito. Allora, questo è uguale al limite per x che tende a più infinito
dell'integrale fra 2 ed x di 1 meno seno quadro di t fratto t quadro in dt meno x. Qui mi conviene, vedete, qui c'è un 1, quindi è un po' complesso perché devo fare un integrale meno x. A questo livello ancora non so come procedere.